Nel Lecce, De Canio squalificato guarderà il derby dalla tribuna. Al suo posto in panchina il secondo Roberto Rizzo. Ha scontato invece i 5 turni di squalifica Cevanton, che rientra accanto a Ofere. Sulla tre quarti nel 4-3-1-2 l'argentino Piatti, in difesa esordio del neoacquisto Tomovic. Ventura schiera come partenza il modulo 4-4-2. Glick, prelevato dal Palermo in prestito, al centro della difesa. In avanti Kutuzov e Caputo, con Okaka arrivato ieri che comincia dalla panchina. Arbitra l'internazionale Paolo Tagliavento di Terni. Dentro Ofere, sul Giacomazzi, pallone teso dentro, colpo di testa, la parata strepitosa da parte di Gillet su Fabiano, sul primo palo. Ottimo Gillet. Elaborata adesso la manovra del Lecce. Centralmente Ruben Olivera, in verticale Ofere, scambiano i due, Olivera, entrare Olivera, lo slalom sul fondo, grandissima azione di Olivera, è mancato soltanto in gol. Tutto il Bari però a difesa della porta. Allora Donati, il cross Ofere, stacca Gille. Sbaglia l'appoggio, Munari di testa per Ofere, attenzione a Donati perché ha dilazionato praticamente a Cevanton. E perde l'attimo, sbaglia in maniera clamorosa Cevanton, non ci crede neanche De Canio. Non ci sono cambi per il secondo tempo, si riparte quindi con gli stessi effettivi della prima frazione. Parte Cevanton, pallone dietro Fabiano, sul fondo d'un soffio, il colpo di testa del difensore. Lo schema è sempre quello, lui che taglia sul primo palo e di pochissimo al lato. Il pallone con Gillet battuto, fa il suo esordio quindi Okaka nel Bari al posto di Caputo quando siamo al 56esimo del secondo tempo. Okaka, Kutuzov, allarga per Edgar Alvarez, dentro ancora una volta per Okaka che è in posizione regolare. Okaka e la parata di Rosati su Okaka. Tanto rivediamo, tira bene Okaka, Rosati chiude lo specchio in uscita. Tanto all'improvviso si è azionato l'impianto di irrigazione a Via del Mare, non si può giocare. Dalla parte opposta Raggi, poi Gazzi in verticale per Okaka che è in posizione regolare. Okaka si gira, Okaka carica il sinistro e c'è il gol di Okaka, esordio con gol del derby per Stefano Okaka. La rete fondamentale per il Bari, si è girato e ha fulminato Rosati. Buona l'intuizione però di Gazzi che va al lancio in profondità. Okaka si gira e non può sbagliare. Al 79esimo il Bari è in vantaggio. Recuperato da Grossmüller, lo gira sempre per Olivera che va al cross a salto adesso del Lecce. Gillet in due tempi. C'è stato Giacomazzi che ha fatto un brutto intervento sul portiere. Infatti è il secondo giallo e l'espulsione per Giacomazzi. Olivera mette dentro. In due tempi c'è il tocco anche di Ofere con un braccio e questo è il brutto calcio di Giacomazzi. Arriva ora il fischio di Tagliavento. Il Bari vince il derby, non vinceva dal 26 settembre scorso. Tutti gli abbracci per l'uomo del match, Stefano Okaka.